quarta edizione Festival Giallo Garda. Buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Nanni Cristino, autore di Poppo Baua, LFA Publisher. Buongiorno, buongiorno Nanni. La prima domanda di rito è, secondo lei come mai è stato menzionato il suo libro tra i romanzi inediti, che comunque erano 130? Posso soltanto immaginare, intuire quale possa essere la ragione di questa scelta, che mi ha riempito di soddisfazione. Potrebbe essere l'ambientazione inusuale, diciamo che io l'ho chiamato un giallo africano, in quanto si svolge in un panorama abbastanza inconsueto per i gialli. Si svolge a Zanzibar e forse potrebbe essere questa una delle ragioni per cui è stato notato. Quando ha saputo che è stato menzionato il Festival Giallo Garda, che sensazione ha provato? Felicità? Pensava di vincere? No, non pensavo di vincere. Tra l'altro è la prima volta che partecipo a un concorso letterario, nonostante sia il terzo romanzo pubblicato. E quindi in realtà non ci pensavo assolutamente. Naturalmente la menzione mi ha dato molta soddisfazione, è una gratificazione importante. Mi sono reso conto di quanto sia importante, ecco, essere comunque selezionato all'interno di un premio letterario, certo, di rilievo come questo. I suoi progetti, adesso questo ormai è un capitolo chiuso, sì. Ha vinto, aveva preso la sua menzione, adesso bisogna concentrarsi su qualcosa di nuovo, sì. Cioè, dobbiamo cercare di vincere, di arrivare ai primi tre, ah, ecco, sì. Nei prossimi anni. Progetti? Stai, sì, lavorando a qualcosa? Sto lavorando al quarto romanzo, che questa volta avrà un'ambientazione nostrana, italiana, Torino in particolare, il luogo in cui vivo, ecco. Mentre i due che hanno preceduto Poppo Baua erano ambientati a Parigi, perché ho vissuto, ho lavorato un po' a Parigi, quindi conoscevo bene la realtà del luogo. Ora mi sono deciso ad affrontare il territorio che conosco meglio, da quanto vengo, certo, che sarà sempre un giallo. Ci sono molti scrittori, Torino è abbastanza, sì, un territorio anche un po' per la Torino gotica, un po' per, sì, tutto l'esoterismo che c'è nascosto dietro Torino. È una città che ha dato Natale a molti scrittori e molti scrittori ambientano nella città torinese. Perché dovrebbe essere vincitore quello nuovo di Torino? Cos'ha di diverso da tutti i libri, i romanzi che escono? Devo pensare a una caratteristica che lo può rendere particolare, è una dimensione psicologica che ho cercato e sto cercando di rendere in maniera particolarmente accurata. Senz'altro Torino come ambientazione emerge ed è importante, però credo che emergeranno soprattutto dei personaggi che sono, come dire, ruotano intorno a una psicoterapeuta, quindi a un gruppo di pazienti di una, sì, gruppo d'ascolto. Sì, un gruppo di pazienti, no, che con una terapia di gruppo cerca di uscire dai propri disturbi, e quindi inesorabilmente la parte psicologica è molto importante. E sarà anche importante per lo sviluppo della vicenda e così via. Ah, ok, allora nel frattempo, in attesa che esca il nuovo romanzo di Nanni Cristino, possiamo goderci questo romanzo Poppo Baua, che è menzione romanzi editi alla quarta edizione Festival Giallo Garda, LFA Publisher, già in tutte le librerie. Sì, in questo momento, addirittura in questi giorni, è presente alla pubblicazione di Francoforte, questo editore che è molto attivo. Quindi qualcuno potrà comprare i diritti d'autore? Diciamo che c'è questa possibilità, se non altro, quando possa essere più o meno vicina, però l'opportunità c'è. Sapremo presto l'esito. Sì, lo sapremo oggi o domani. Lunedì finisce. Va bene, allora la ringrazio, buona giornata e buono spazio autore. Grazie a voi, buona giornata.